Beer Food Attraction 2020 ci troviamo allo stand della Warsteiner, così come è accaduto nella scorsa edizione qui a Beer and Food Attraction. Abbiamo incontrato Luca Giardiello, l'amministratore delegato dell'azienda. Siamo ritornati dopo un anno per intanto riepilogare questo format di successo proposto al pubblico italiano, ma anche per capirne quali sono state le evoluzioni. Luca, bentornato. Grazie, è un piacere rivedervi. È un piacere anche parlare del concetto di Warsteiner Concept Pub che abbiamo lanciato l'anno scorso qui, proprio a Rimini, in questo palcoscenico della birra nazionale, italiana ed internazionale. Warsteiner Concept Pub è un concetto molto interessante perché è un connubio tra la birra, il cibo e il design. Un design funzionale che aiuta il pub, aiuta i punti vendita a dare un'offerta non solo di birra, ma in abbinamento al prodotto e una qualità anche visiva oggi molto ricercata, che può rendere interessante, distintivo il punto vendita. Noi siamo qui ad offrire birre di qualità, ma anche una consulenza per rendere indimenticabile l'esperienza di birra che si può fare in un pub o in un locale. Veniamo all'evoluzione che andate a proporre al pubblico di Beer and Food Attraction nel 2020. Di cosa si tratta? Quest'anno abbiamo una grande novità. Lanciamo le birre belghe con un allargamento di gamma. Le birre si chiamano Paterlinus, vengono prodotte a Ghent, ma la cosa interessante è su ricetta tedesca. Sì, perché Warsteiner, come sapete, è una birra tedesca. Grazie all'amicizia della proprietà con un monastero che è vicino a Warsten, il paese dove viene prodotto a Warsteiner, siamo riusciti a recuperare un'antica ricetta e a far produrre in Belgio tre birre fantastiche, una blonde, una blanche e una triple. E qui in fiera, nel nostro pub, c'è la possibilità non solo di degustarle, ma di degustare anche in abbinamento con i piatti tradizionali belgi. Un'offerta straordinaria da gustare. Quindi state andando a replicare quello che può essere un punto vendita di riferimento pilota, proprio con più gusti di birra, del food, così come presentato nel format dello scorso anno, il design accattivante e innovativo, avvolgente dei pub in cui può essere presentata questa birra e infine il servizio. Luca, per chiunque si trovi dall'altra parte, sta seguendo un'intervista e desideri entrare in contatto con voi, c'è un indirizzo di posta elettronica da poter fornire affinché ci sia appunto un contatto diretto per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Sì, potete scrivere a warsteiner@warsteiner.it. Quello che noi stiamo offrendo qui non è un servizio franchising, è un servizio tailor made, un servizio fatto ad hoc sulle esigenze di ciascun locale. Ogni locale è unico, ogni locale ha delle esigenze. Quelli che noi vogliamo fare è offrire una birra eccellente, una gamma di birre eccellenti, non solo tedesche ma anche belghe e inglesi, offrendo anche una consulenza nell'arredamento, nel design e anche nell'abbinamento, birra e cibo. Una cosa ad hoc per essere vincenti sul territorio. E noi a questo punto andiamo a magnificare il miglior momento delle interviste, quello dell'assaggio. Quale birra ci offri? Io oggi vi offro la birra Blanche, che è una birra di frumento ad alta fermentazione, con un retrogusto di coriandolo e arancia, curaçao. È una birra abbinata a un piatto, possiamo pensare alle uova alla Benedict per esempio, o agli asparagi come antipasto. Penso che sia una cosa interessante. Una cosa interessante potrebbe anche essere un dessert, una fonduta di cioccolato fondente con selezionati formaggi e frutta in abbinamento a una triple. Un modo originale di bersi una birra e gustarsi e fare un'esperienza unica. E noi ci fidiamo di te, caro Luca. Grazie per il contributo e per gli assaggi che ora ci farai provare. Grazie ancora. Grazie, buona degustazione, grazie a tutti.